Gelateria dell'anno 2024, la gelateria Paradiso di Pescara in via Tiburtina. Siamo con gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli. Iniziamo con l'assessore al commercio, un riconoscimento più che meritato. Assolutamente sì, una gelateria che ormai è da tantissimi anni un punto di riferimento per tutta questa zona. Fa gelati di ogni tipo, di qualsiasi gusto, davvero è un precursore nella scelta e nella ricerca dei materiali, quindi un ringraziamento, ci congratuliamo tutti quanti con lui e gli auguriamo davvero di poter proseguire con tutta la sua famiglia questa meravigliosa attività. Arrivano anche da fuori città la gelateria Paradiso, vuol dire che questo locale riesce a fare turismo a tutti gli effetti? Assolutamente sì, proprio per quello che dicevo prima, fanno gusti che davvero non fa nessuno e ci sono dei gusti che fanno solo in agosto e quindi attirano davvero tanti turisti anche solo per poter assaggiare l'impepata di cozze o il gusto agli arrosticini o ai peperoni, quindi ai peperoni arrosto, quindi devo dire che davvero sì, è un punto di riferimento non solo per i pescaresi ma anche per chi vuol venire da fuori. Assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, premiare un'attività di Pescara fa sempre piacere. Assolutamente sì, un enorme piacere, una bella attività, un'attività storica direi perché è presente da tanti anni sul nostro territorio, rende importante la nostra città, il commercio in questo momento subisce una forte crisi ma chi riesce a dare qualità dimostra ancora di saper di stare sul mercato e di starci in maniera adeguata perché come diceva giustamente l'assessore Zamparelli questo è un punto di riferimento, questo esercizio per i pescaresi, per tutti coloro che vengono dalla regione Abruzzo ma anche per tanti turisti che vengono qui a Pescara, in una zona, quella della Tiburtina, che a breve sarà oggetto di una importante riqualificazione da parte del Comune di Pescara e quindi noi ringraziamo anche perché è un punto di riferimento per questa zona. L'assessore prima ha parlato di gusti particolari, gusti all'arrosticino, alla pepata di cozze, ecco, lei li ha provati assessore, ha avuto modo di provarli? Io ne ho provati alcuni ma sono un cliente della gelateria da tanto tempo quindi conosco perfettamente quello che fanno e sono sempre stato contento e felice della qualità del servizio che offre la gelateria e spesso sono venuto qui a prendere il gelato anche perché la mia piccola Ottavia, mia figlia, adora il gelato. 50 anni di onorata carriera, che cosa si sente di augurare a Nino e alla sua dolce metà, alla sua dolce signora? Altri 50 anni e più di lavoro, perché abbiamo visto ci sono i loro figli che stanno prendendo, diciamo così, anche le redini di questa attività e sono sicura che insieme potranno oltrepassare di gran lunga i 50 anni. Il suo augurio, assessore? Ma il mio augurio è di continuare a lavorare perché il lavoro nobilita l'uomo, chi ha un'attività, chi fa impresa, chi è un libero professionista sa quanto è importante lavorare, non vorrebbe smettere mai, quindi continuare a lavorare così e soprattutto ho visto anche che loro lavorano tutta la famiglia insieme e quindi hanno creato anche un giusto equilibrio tra lavoro e affetti familiari, quindi un grande in bocca al lupo e che per continuare su questa strada e per continuare a dare alla nostra città un servizio importante. Giornata speciale per la gelateria Paradiso a Pescara, premiata come gelateria dell'anno. Un vero e proprio esempio da imitare non soltanto per l'intero territorio pescarese ma anche per l'intera regione Abruzzo. Un meritato riconoscimento a tutti i vostri sforzi. Qual è il segreto per essere arrivati fin qui? Allora, premetto, non ci sono segreti, semplicemente una grande conoscenza, un grande studio e da questo scaturisce tutto quello che non vogliamo e possiamo preparare di tutto, ma ci vuole veramente studio e conoscenza. Ok, il gusto più richiesto? Indubbiamente è il pistacchio. Pistacchio, quello che proponiamo noi, un pistacchio puro siciliano con due componenti di pistacchi siciliani ed è la prima maschetta a finire chiaramente. Poi segue il gruppo delle nocciole e così via. Poi ci sono quei gusti di estensioni notevoli che il nostro parco clienti ama tantissimo e quindi c'è un consumo notevole. Noi qui in diretta da Pescara vogliamo sapere quali sono le vostre novità a proposito delle vostre nuove ricette e preparazione. L'ultima fase di studio e sviluppo nel mondo dei gusti del gelato e lo definisco come fusione di gusti per ottenere nuovi gusti.
l'ultima creatura fatta è un pistacchio cocco, dove non è che abbiamo un pistacchio separato dal cocco, bensì una fusione tra i due gusti, dando luogo a un gusto nuovo. Questo è uno spunto per poter creare veramente infiniti nuovi gusti. Oggi viene premiata, viene attenzionata la gelateria artigianale Paradiso di Pescara. Siamo con Donato Fioriti della FIGEC, un momento importante per l'intera categoria. Un momento importantissimo che abbiamo attenzionato non solo a livello territoriale, come giustamente hai segnalato tu Paolo, ma anche a livello nazionale. E come stampa enogastronomica nazionale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione abbiamo ritenuto insieme a te Paolo di premiare un soggetto che rappresenta un unicum. Non è solo il gusto particolare, il gusto che proviene da prodotti genuini, ma l'arditezza del gusto, laddove lui va a coniugare con prodotti caratteristici locali come l'arrosticino, l'impepata di cozze. Addirittura prima faceva assaggiare un qualcosa che riporta la memoria antica di quando da ragazzini con la neve che cadeva fresca mischiavamo con qualche prodotto ed era bevibile all'epoca. Lui ha ricreato questo, grazie, abbiamo anche capito questo, alle sue competenze chimiche, tecniche, non solo di gelataio, è riuscito a riprodurre la neve con il mosto cotto addirittura, che gli dà un sapore veramente eccezionale. Ma questo è uno dei tanti esempi. In più ha la capacità di proporre un numero elevato, addirittura oltre 400 gusti, facendo rotazione e non proponendo sempre gli stessi, veramente un qualcosa di particolare. Una gelateria attaccata alla stagionalità dei prodotti che bandisce categoricamente i semi lavorati, insomma una gelateria come esempio da imitare. Sicuramente esempio da imitare e anche esempio identitario, perché lui unisce i prodotti della nostra tradizione a quelli classici del gelato. Per il premio Gelateria dell'anno a Pescara, presente anche la regista e attrice teatrale Franca Minucci, un momento importante per dare il giusto risalto a chi tutti i giorni lavora e opera per offrire il meglio in questo particolare settore. Sì, una grande gelateria questa, veramente, dove c'è studio, c'è ricerca. Io non immaginavo mai ci fosse così tanta anche, tra virgolette, preparazione in fondo, da un punto di vista chimico, proprio da un punto di vista proprio professionale a questa produzione. Tant'è che però lo dimostra, diciamo, la gamma, la tanta gamma, diciamo, la svariata gamma di prodotti e di accostamenti che lui fa, a volte anche audaci in fondo, no? Quindi alcuni sono un pochino così da guardare, no? Con una certa attenzione. E parlavo prima proprio degli arrosticini, perché lui lo presenta l'arrosticino volendo sulla fetta di pane. Ora, l'idea stessa di mangiare un gelato servito su una fetta di pane è una grande novità, ma è anche una cosa molto bella, perché ci ricorda anche il pane e ci racconta anche la storia del nostro territorio, no? Della nostra vita. Quindi sono molto felice di essere venuta in questa occasione a premiare una persona che veramente meritava questo riconoscimento. Approfittiamo dell'occasione per approfondire anche un altro concetto. Qual è stato il rapporto di una persona a lei molto cara come Gabriele D'Annunzio con il gelato? Sì, ha avuto un grande rapporto. D'Annunzio lo diceva egli stesso, che anzi, diciamo, responsabilizzava il grande uso di gelati che faceva, il grande, insomma, perché diceva che aveva perso i denti, perché D'Annunzio aveva purtroppo un limite, ha avuto quello di aver perso i denti abbastanza presto, considerando l'età di allora, forse non era così presto, però insomma era sempre stato sempre una macchia un pochino sulla sua, no? Sul suo senso della bellezza, sui suoi desideri di estetismo. Però comunque questo non gli è annunciato a livello, diciamo, di seduzione, niente. Però diceva sempre che questo era dovuto al fatto che aveva mangiato troppi gelati e troppi dolci in generale, di cui lui si serviva veramente tanto. Quindi il gelato era veramente nei suoi gusti e lo mangiava sempre, lo dice lui stesso, insomma, ce lo racconta lui stesso. Però io questa volta voglio fare un gelato anche dedicato ad Eleonora Duse e il nostro, diciamo, questo nostro, come lo stiamo chiamando, Nino. No, ma questo è anche uno chef gourmet, perché poi questo è un gelato gourmet, insomma, un gelato raffinato, ecco. Ha detto che farà sicuramente, si impegnerà proprio a produrlo, questo gelato alle violette, così come Eleonora Duse l'avrebbe desiderato. E noi torneremo ad assaggiarlo. Cioè, assolutamente sì. Hai per caso la passione per i fornelli? Iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe. Chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com. Ti divertirai cucinando!